offrire comunque ai nostri clienti, diciamo, dei piatti di qualità e di eccellenza. Secondo noi comunque le birre devono accompagnare i piatti proprio come i vini. Noi riusciamo ad abbinare la birra malastrana con le nostre vie del gusto e quindi la malastrana si sposa benissimo con la via del pollo, quindi tutta a base di pollo, poi con la via della melanzana che è composta un antipasto, un tortino di melanzane, un primo di fagottini ripieni, di secondo un sovraccoscio di pollo alle melanzane. E le persone adesso cominciano a venire da noi non più chiedendo più una birra media, una chiara media, ma chiedono espressamente una malastrana. Sai che cos'è? Pesce spada con la rucola. Facciamo dei piatti particolari, abbiamo una carne in esclusiva e facciamo una pizza a 48 ore con 5 farine differenti, tra cui farina di soia e farina di semola. La birra malastrana è perfetta, secondo me ci sono delle persone che vogliono soltanto quella, cioè nel senso è una birra molto molto buona. Sono 20 anni che faccio la pizza. Ho aperto pizzerie in tutto il mondo, in Turchia, Emirati Arabi, Mosca, San Pietroburgo, abbiamo fatto un sacco di lavoro anche all'estero. Questo ristorante mi è esploso in mano perché comunque lavoriamo bene, lavoriamo pulito, lavoriamo su roba fresca, ecco, questo è l'importante. È la malastrana ed è perfetta come birra d'accompagno alle mie pietanze. Una nostra grande particolarità è che non ci possiamo definire unicamente un ristorante o cocktail bar o wine bar. E abbiamo delle serate più particolari, come il giovedì sera organizziamo concerti dal vivo con la musica blues. E abbiamo una grandissima cantina di vini che tocca circa le 200 etichette. Abbiamo un impianto di birre artigianali alla spina e molte birre in bottiglia. La malastrana è una chiara molto leggera e facile da bere. E ha rispecchiato un ottimo godimento da parte della clientela. Noto che la bevono facilmente. Nasce credo 18-20 anni fa, io ce l'ho da quasi due e la clientela è sui 25 anni, ragazzi comunque di zona. Abbiamo un programma settimanale basato sugli sconti. E martedì c'è il birra party, facciamo sconti sulla birra e più non posso. E niente, la birra ho scelto malastrana perché era buona. Questo locale nasce 25 anni fa, il quartiere era un po' diverso, erano i primi anni dei pub in Italia. Si arriva fino agli anni, gli ultimi anni, dal 2010-2013, introduciamo anche la cucina, ma soprattutto scopriamo le birre artigianali e soprattutto i microbirrifici. Quindi noi siamo ben contenti di ospitare sia la malastrana sia altre piccole birre di, tra virgolette, di nicchia, ma che mantengono una qualità. Quindi non è solamente per il desiderio di avere una cosa che è fatta da tanto tempo, ma è anche un modo di credere al prodotto e di svilupparla e di usarla. Nasce da un'amicizia, la mia e del mio socio Stefano, abbiamo iniziato 4 anni fa e insomma abbiamo un'offerta abbastanza varia, birre artigianali, selezioni particolari, vino, cocktail, drink, anche tè, cioccolate. La clientela è molto variegata, insomma, lavoriamo dal pomeriggio fino alla sera, quindi dalle persone qualsiasi fascia di età. Ma a me, io sono un estimatore delle Pilsner, quindi insomma ho cercato una birra che avesse quel tipo di sapore lì, che fosse una birra fatta bene e insomma è stata una bella scoperta.